Hello guys! Oh, fai tutto tu, vai tu oggi. Ok, siamo qua nel mezzo di un diario in compagnia di Davide Maggio e Alessio Bernabei. Vedi, mi dai la priorità addirittura. Siamo con canale. Alessio Bernabei. Vabbè, certo, ecco. Però siamo nel tuo canale, quindi rispetto... La proprietà. Esatto. Oggi incominciamo a fare un po' di bilanci. Sì, oggi cominciamo a fare i bilanci, siamo arrivati quasi al termine perché... È il penultimo giorno, quindi la stanchezza si oggi sì, ma proprio c'è un po' di fiacca da parte di tutti perché si incomincia veramente a sentire. Eh già. Però, bilancio della serata delle cover? Bilancio della serata, devo dire che è andata molto bene. La cover l'ho interpretata bene, io ho una particolarità praticamente. Vai. Perché in prova, che dovresti essere più tranquillo, quindi più a tuo agio, vado peggio dell'esibizione poi vera, perché davanti alle persone mi impegno di più. Sono un po' così, sono un po' pigro. Incide anche la presenza dell'orchestra, positivamente. Anche in prova c'è l'orchestra? No, sì, certo, però dico nei live, no? Ah, beh, certo, beh, l'orchestra dà una botta emotiva diversa, un'altra storia. Se avessi dovuto premiare qualcuno, tu, per le cover? Premiare qualcuno? Beh, a me ha emozionato personalmente tantissimo Fiorella Mannoi. Ah. Io stavo prima di lei, un'altra volta. Ah. Mi vogliono proprio bene. Perché gli autori. Non ti sottovalutare. E avevo gli in-ear indossati e sentivo quello che sentiva lei in cuffia, quindi sentivo la voce sua pulita. Ah, bella. Grazie in CD. Sì, è incredibile. Però c'è pure da dire che lei nelle cover è abbastanza avvantaggiata perché ne ha fatte. Cioè, se portava, infatti, abbiamo detto magari se avesse portato Sally, cioè era giocare proprio sporco. Perché immagini? Sarebbe Sally stato. Tra poco è più famosa la sua che è vero, Vasco. È vero. Senti, quindi ieri è andata bene perché. Secondo me, per lo zenzero che ti abbiamo dato per la bocca bruciata. Dalla... Brutto. Ecco, e per questo motivo e per questo motivo te l'abbiamo riportata ancora. Sì, eccole qua, eccole. Oggi abbiamo due vallette, ragazze. Le due vallette. Venite qua. Eccolo, dai, ma almeno durante le dirette, cioè fai in modo che non possano. Venite, prego. Allora, ecco le ragazze. Io mi tolgo proprio. Allora, una nuova che è l'amore alla rossa. Esatto. Ecco, quanti anni avete, ragazze? Indovina. Allora, tu 22. Bravo. Tu? 25. Se vabbè. Giuro, 27. Vero. Cougar. È vero, ma vi mettete una alla sinistra e una alla destra e continuiamo come Sanremo. Dai, no. Grazie comunque di avermi mantenuto il cibo. Anche un po' di focaccine e cracker per... Focaccia genovese? Sì. Cioè, ligure? Vabbè, proprio ormai è diventato un vizio. Grazie, vabbè. Si viziate, grazie. Ragazzi. Sì, sì. Vabbè. Loro hanno questo abbigliamento proprio da Siberia. È vero. Festa di Natale sotto le... No, tra l'altro sullo sfondo vediamo un personaggio simpatico che è sempre defilato e fa finta di non capire se stiamo parlando di lei adesso. Che in realtà è un personaggetto che dobbiamo scoprire per bene. Chissà che non si fa... Ti vuoi presentare? Alessio, presentala. Ladies and gentlemen, Alessandra Iori, la mia discografica Warner che mi accompagna in tutto questo viaggio a Sanremese. Grazie Alessandra. Calza rossa, Bordeaux, poi stivale che arriva quasi... Questa morire, temena, fa poco il maso. Lo so. Vai. Infatti, vabbè ragazzi, bene. Io ho un'idea oggi. Sì. Siccome stanno arrivando tantissime domande su... durante questo appuntamento, io direi che se voi voleste... Potete fare delle domande su Twitter ora, utilizzando il solito hashtag, nel mezzo di un diario, e se volete aggiungere Sanremaggio ci facilitate il compito, e noi le facciamo su... perché ci sono anche dei collaboratori, le facciamo subito ad Alessio. Quindi certo. Se andate su Twitter e le fate ora, noi incominciamo a leggerne un po' e ci divertiamo ragazzi, un attimo. Ragazzi, cominciate a fare domande. Per esempio, vediamo un po'. Alessio, vabbè, ma tutte però, non è possibile. Ti dice Federica Usai, dice Alessio, ti ricorda il 18 maggio 2016 a Cagliari, ti ricordi?
il 18 maggio 2016 a Cagliari quando mi avevi scambiata per la mamma di una ragazzina? Cacchio, te le porti male però gli anni, vuol dire. Federico. No, ma scherzo, Comunque, cioè è un fenomeno. Perdonami, non volevo. Quanta, ti chiede invece Gio delle Calienti, quanta lei carica... è Farfalla. Farfalla. È attivissima, ciao. Ciao. Ciao Giovanna. Dice, quanta carica ti hanno dato ieri i tuoi fan dopo le critiche? Quanta carica? Sì, cioè, beh, sì. Sai, i fan sono un po' la resistenza contro la dittatura. Quindi per me è un grande aiuto che i miei fan mi supportano sempre. E ovviamente voi non vi dovete arrabbiare con i criticoni, perché ragazzi, esiste la critica, esisterà per sempre. E è gente purtroppo che ha poco da fare a casa, quindi passa il tempo a... Cos'è sta roba? Sempre Gio ti dice, cosa avresti voluto rispondere al giornalista che ti ha detto degli arresti domiciliari? Questa me la sono persa. Manco io, sì. Arresti domiciliari non è che te devi andare in galera, presumo sia una battuta. Non lo so, ragazzi. Ti chiede Sabri, ci sarà qualche collaborazione nel prossimo album? Non si sa ancora, è un mistero, ragazzi. Vi devo lasciare con questo mistero. Può essere che non li trovate, ovviamente. Però può essere anche di sì, chissà. Sara chiede invece, quali generi musicali ci saranno nel tuo nuovo album? Allora, il nuovo album sarà un album molto importante, perché ci sarà proprio la mia mano anche a livello di suonato, diciamo. Sarà un genere, sarò sempre io ovviamente, ma con forse in questo album ho cercato di suonare più strumenti veri rispetto all'elettronica, perché danno più anima alle canzoni, secondo me. Tipo? Tipo chitarre acustiche, pianoforte, batteria vera, roba insomma abbastanza... Bene. Ti chiede Cristina Cassata. Sì. Cassata che vuol dire che non c'ha speranze. No, Cassata. No, Cassata sarà siciliana. La Cassata. Dice, sei soddisfatto delle tue esibizioni di queste due serate? Sì, sono soddisfatto. Sono soddisfatto e io ho fatto quello che dovevo fare. Poi vada come vada, insomma, poi non decidi neanche il giudizio del pubblico a casa. Io cerco di cantare al massimo delle mie... Cerco di fare il meglio. Poi ovviamente... entrano anche i gusti in ballo, quindi non sai mai se fai la cosa giusta o no. Devi essere te stesso e andare avanti. Fa delle belle domande, Cristina. Ti chiede anche, vabbè, a prescindere da questa, sei una persona ottimista, pessimista o semplicemente realista? Sono una persona ottimista, realista o pessimista. Ma ogni tanto sono pessimista, devo ammetterlo. Sono un po' negativo, ogni tanto mi prende a seconda della giornata, magari mi deprimo un pochettino. Però ovviamente fa parte della vita, perché sapete, nella vita ci sono alti e bassi. E poi un artista, poi se non ha neanche i momenti di depressione, neanche scrive benissimo. È vero, pure secondo me. Magari i momenti che sono giù, triste, ne approfitto. Sono quelli che ti danno ti danno più ispirazione. Vero, assolutamente sì. Sempre Cristina... Dice, hai mai pensato, è carina questa, hai mai pensato che ovunque canti c'è sempre un cuore che batte forte, quello di tua mamma? È vero, okay. Quello sì, la mamma c'è sempre, quindi le mamme, ragazzi, sono sempre le migliori. Paraculo sempre. No. Aspetta, c'è qualcosa, questa è simpatica, no, ma sempre lei però, Cristina, no, basta, non possiamo fare sempre le tue. La tua canzone preferita in assoluto, qual è? Te lo chiede G. La mia canzone preferita in assoluto... ce le ho tante, ce le ho tante, dipende, quella che canto è diversa da quella che ascolto, è diversa da quella dei ricordi quando ero piccolo, cioè ci sono varie canzoni, se devo dire una canzone, scegliamo una a caso, quella che ho più cantato in assoluto è I Believe I Can Fly di R. Kelly. Bella, sì. La canto io? Perché tu non puoi cantare. Vai, canta. No. Dice sempre G, ti piacciono le ragazze che ti cercano sempre? No. Le ragazze... Gli dà fastidio, che ti cercano sempre. Beh, dipende chi sono. Mandate le foto. Se sono le ragazze secret. Poi, aspetta, ti piacciono le ragazze stronze? Un po' sì. O ti conoscono però, No, un po' sì, la ragazza è come il ragazzo, no? Ragazzo stronzo piace un po' di più, perché quello troppo sottone...
Sottone è fantastico. Dai. Vediamo un po'. Quanto conta l'attrazione fisica per te? Niente. Niente, io lui non guardo attrazione fisica, è concettuale. Può essere anche un bidone. Sì. Se è una se è bella dentro è comunque. Tipo? Tipo? Ah, fai un esempio di un bidone che ti piace. Tipo Giancarlo Magalli. Aspetta. Ciao Giancarlo, ti amo. Giancarlo è un fenomeno comunque, idolo. Favoloso, sì, idolo veramente. Vediamo questa. No, questa no. Vediamo. Ce ne sono tantissime. Vabbè, questa è scontata però. Dice, preferisci Noi siamo infinito o Nel mezzo di un applauso? Chiede Arianna Schiano. Ma in realtà nessuna delle due. Sono talmente diverse che non so neanche confrontarle in realtà. Danno emozioni diverse. Noi siamo infinito, l'ho cantata tantissime volte. Sai, dopo un po' la routine ci fa anche l'abitudine, insomma, di cantare la canzone, ti emoziona, ma non come le prime volte, magari. Questa nuova, Nel mezzo di un applauso, è quando entrano gli archi, poi soprattutto a Sanremo con l'orchestra vera, è troppo, è un'emozione indescrivibile. Senti, questa domanda è una delle più belle che ho letto. Cinzia, ciao Cinzia, Cinzia, come stai? Ti chiede, in questo mondo così tecnologico, a chi scriveresti una vera lettera? E cosa scriveresti? In questo mondo così tecnologico, una vera lettera, Carlo, sì. Bella. Valentina Nappi. E chi è? Non conosci Valentina Nappi? Ah, di nome sì, ma non c'ho presente chi è. Non conosci Valentina Nappi? Dal vedi allora. Io sono peggio di lui, mi sa. Dopo te la presento. Ed è fuori, raga. Interviene il fratello. Che arte, vabbè. Niente, va bene. Poi, Valentina Nappi è un'attrice, molto brava. Sì. Sì. Comunque scriverei... c'è da ridere, è un'attrice. Scriverei una lettera, non so, forse al mio amico Giuseppe. È un'attrice porno, la più famosa. Ah, ok. Sarebbe a dire... merita parecchio. Merita parecchio, sì. Ma io non faccio per lavoro. C'è un fidanzato pazzesco, dovete vederlo. E allora mi mena pure se non ci va. Vabbè, poi basta, poi andiamo avanti, veramente, vediamo un casino. Po', sono tantissimi. Questo, Alessio spacca tutto, se ci sarà la diretta certo, eccola. Già eri straelegante nella prima serata, cosa ci riserverai l'ultima? Ragazzi, questa è... Diciamo che te lo chiede Alessandra Tozzi. Secondo me batterò Conti come eleganza. È tanta roba, Tipo? Lo batterò, sarò più elegante io. Vestito di? Si può sapere, sì. Non verde. So. No. Diciamo che mi piace molto giocare col blu e il nero. Beh, quindi ci aspettiamo il blu e il nero. Arianna Schiano, tendi a dar peso più alle critiche o ai complimenti? Dai, salutami se puoi. Ciao Arianna, dai. Dai. Bella. La conosci? Sì, sì. Bene. Tendi a dar peso più alle critiche o ai complimenti? Beh, i complimenti ti fanno tirar su. Le critiche molte volte tendono a buttarti giù, ma se hai un minimo di intelligenza non ti fai buttare giù dalle critiche. Quindi? Perché non ci scordiamo, ragazzi, che ricordiamolo, il pubblico haters, diciamo, di Twitter non è l'Italia. Infatti. Quindi parliamo del 0,1% in Italia. Tu pensa che il picco di tweet ieri o avantieri è stato di 7.000 tweet in 2 minuti, pensa alla differenza col pubblico che guardava il festival, che sarà stato... Sì, ma 7.000 contro 10 milioni. Esatto, esatto. È come un paesino... Esatto. Però a volte il mal di testa, il mal di pancia che ti fanno venire per... Ma certo, ma alla fine dare peso alle cose, purtroppo nell'epoca di social... Dove vai se il Bernabé non ce l'hai? Questa è... C'è una canzone... Ah, questa è bella anche. Ti dice Tony, c'è una canzone famosa che avresti tanto voluto scrivere? Una canzone famosa che...
Prima parlavamo di Sally, di Vasco, non mi sarebbe dispiaciuta. A chi? Credo. Bellissima. Bene. Perché la vita è un brivido che vola via, Ecco. è come un equilibrio Vedi, sopra una riesce follia. anche a non cantare, vedi? Vabbè. Io direi che lì la carabiniera ci sta. Ci sta. Dai, ma Orario! continuiamo la nostra oretta, dai. Tanto domani abbiamo in mente un diario un po' particolare. Ah, vedi, così era meglio forse. Sì. Sì. Abbiamo in mente un diario un po' particolare e si festeggerà la fine del festival. Sì. Tu quando è che torni a Milano? Tornerò a casa un attimo per rifocillarmi di vestiti e roba, perché Perché? insomma devo un po' cambiarmi. Sono sempre gli stessi vestiti da una settimana. E quindi poi verrò a Milano sicuramente. Mi dovrò stare lì fermo per l'album, per inciderlo. Bene. Quindi starò molto a Milano. E cercheremo Ovviamente, casa. Ah, sì, cercherò casa e vi dirò subito l'indirizzo appena lo so. pure, bravo. Così potete mandare un po' di scarpe in omaggio per la Sì. selezione. Guarda, vabbè. Baciatele un po', va, vedi quanti cuori. Ecco, vai, vai, prenditelo tutto tu qua. Vai, Ciao ecco. ragazzi. Ok, vai. Poi fai finire direttamente tu. Non me lo sporcare l'iPhone. Ciao. Bellissimo, aspetta. Facciamo Ah. Sì, così è bello, pure a me piace, aspetta. Hop, vedere la stanza. hop. Fai vedere la stanza. Divertiti un po' tu, bravo, ecco. Ecco, un po' di gente. Cosa dite? Adesso si sono cambiate, hanno fatto uno spettacolino durante la Ma è tutta una falsa allora! Sono belle queste ragazze, vero? No, adesso voglio farle vergognare. Abbiamo 100 persone in diretta, eh. Cosa fanno Lei è adesso? rossissima, più dei capelli per me. Vabbè, comunque, Bene. ragazzi, io mi diverto tantissimo con voi, con te, ma Davide, veramente È grazie. vero. Grazie per farmi sfogare almeno un po' con te. Certo, poi il diario porta fortuna, Di brutto. l'abbiamo Porta detto. fortuna a tutti noi ragazzi che abbiamo Se fatto questa iniziativa, siamo andati alla avanti, grande. esatto, quindi Quindi grazie, continuate a supportarci. Stasera, ragazzi, votate perché è il grande Bravo. giorno. Non so ancora il numero ovviamente della scaletta, ma votate il numero perché è molto importante, almeno si va in finale. Esatto. Quindi mi Ah già, raccomando. perché pure stasera c'è, cazzo, me l'ho dimenticato. Sì, stasera c'è. Sì. sì, perché stasera io non voto più, per esempio, dalla sala stampa, perché C'è non la c'è più, sala, c'è la c'è la giuria degli esperti demoscopica. con la grande Greta Menchi. Ma cioè, veramente, non apriamo questa parentesi. Ah Greta, no, lo vabbè, so che mi vabbè. ami, Infatti. cioè, so pure meglio di Fedez, voglio dire, quindi mi raccomando, sii paziente con me, anche se magari Buona. non sono il tuo prototipo di ragazzo preferito, però mi tatuerò il collo presto. Ciao ragazzi, Ciao un grande ragazzi, saluto, vi ci vogliamo bene. vediamo domani per l'ultimo appuntamento. Mi raccomando, votate, televotate, fate quello che volete. Basta Votate, che. votate, votate stasera, mi raccomando, vi voglio Vota bene. Alessio, vota Alessio. Sempre supporti, grazie. Ciao. Viva la musica, rock and roll, ciao.